Ciao a tutti, io sono Martin e benvenuto anche in questo workout Flamini Trainer. Oggi sarà un allenamento dedicato alle gambe con l'utilizzo dei manubri. Lavoreremo con un circuito da ripetere 4 volte. Il circuito è composto da 5 esercizi con la metodologia di lavoro, 30 secondi di esercizio, 15 secondi di recupero. Alla fine circuito recupereremo un minuto e ripartiremo con il circuito. Dobbiamo preparare una coppia di manubri e avere un rialzo che può essere un divano per fare hip thrust. Vi dico già quali saranno gli esercizi che troveremo nel circuito. Il primo esercizio è il front squat, quindi piedi a larghezza delle spalle, punte dei piedi leggermente aperte, gomiti stretti, manubri appoggiati sulle clavicole, e da qui faremo lo squat. Quindi il primo esercizio è il front squat, poi dopo faremo da fondo, avanti e dietro alternato con la stessa gamba. Quindi dalla posizione in piedi andiamo a fare un passo dietro e un passo avanti. Un passo dietro e un passo avanti. Prima con una gamba e poi con l'altra. Quindi arriviamo al quarto esercizio. Piedi larghezza delle anche, ammorbidisco le ginocchia, stacco il lumeno, scendo fino ad arrivare a metà delle tibie e date qui, vengo su. Facciamo attenzione a sbilanciarsi in avanti anziché scendere dietro con il bacino. Come ultimo esercizio utilizzeremo un manubrio, ci appoggiamo con le scapole sul divano, piedi alla larghezza delle anche, da qui andiamo a fare il thrust. Quindi estensione del bacino, scendo e torno su. Questi sono gli esercizi che troveremo nel circuito. Allora, in posizione che preparo il timer, quindi prepariamo i manubri e andiamo in posizione. Ok, partiamo con 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via, partiamo con lo squat. 30 secondi, scendo in sotto le ginocchia e torno su. Gomiti stretti che non vanno in mezzo alle gambe. Scendo, schiena attiva e spingo su. Scendo e spingo. Scendo e spingo. Ancora qualche secondo. Ancora per 4, 3, 2, 1, recupero. Ok. Adesso ci prepariamo per gli affondi avanti e dietro. Mancano pochi secondi, intanto io parto. 3, 2, 1, via. Quindi un affondo avanti e un affondo dietro. Un affondo avanti e un affondo dietro. Sempre con la stessa gamba, e dopo facciamo l'altra. Avanti, dietro, avanti, dietro. Io ho scelto due manubri da 5 kg. 3, 2, 1, recupero. Ok, ci prepariamo con l'altra gamba. In posizione. 3, 2, 1 e partiamo. Avanti e dietro. Avanti e dietro. Avanti e dietro, avanti e dietro. Ancora qualche ripetizione. Cerchiamo di formare un angolo 90. Scendo. 2, 1, recupero. Ok. Piedi, larghezza delle anche, posizioniamo il manubrio sulle cosce. E al via partiamo con lo stacco lumeno. Mento chiuso, scendo fino a metà delle tibie e vengo su. 3, 2, 1, via. Scendo, schiena attiva e torno su. Scendo, mento chiuso e su. Scendo e su. Scendo, su. Cerchiamo sempre di controllare la schiena, è ben attiva. Scendo e su. Tre,
2, 1, recupero, ok. Ultimo esercizio del circuito, il thrust, quindi appoggiamo le scapole, posizioniamo il manubrio sul bacino. 3, 2, 1, ok, dammi lì andando su in estensione. Scendo e salgo. Scendo, salgo, scendo e salgo, stringo ben i glutei, scendo e salgo, scendo, salgo, scendo, salgo, ancora qualche ripetizione. 3, 2, 1, ok, ok, bene, primo giro completato, abbiamo un minuto di recupero, quindi ripresiamo un attimo. Se vi affondi con manubri è troppo, possiamo fare anche il corpo libero. Io ad esempio, come vi dicevo prima, ho scelto di utilizzare due manubri da 5 kg. Se avete la possibilità di avere più manubri a disposizione, potete scegliere un carico per gli squat e un altro carico per fare gli stacchi e gli affondi o l'hip thrust. Allora, abbiamo ancora un po' di recupero. Intanto ritorniamo in posizione, quindi con lo squat, piedi di larghezza delle spalle, punta dei piedi leggermente aperte. Iniziamo a portare i manubri sulle clavicole, i gomiti stretti. E quando scendiamo cerchiamo di scendere fin sotto la linea delle ginocchia. Intanto vi faccio vedere qualche ripetizione, quindi scendo fin sotto le ginocchia, schiena attiva, quindi non mi inarco in avanti e rivengo su. 3, 2, 1 e ripartiamo, quindi giù e su, giù, su, giù, su, giù, su, spingiamo bene sui palloni, esatto. Ok, ora qualche ripetizione. Due, uno, recupero. Ok, scegliete se fare gli affondi utilizzando i manubri oppure semplicemente il corpo libero. In posizione, affondo avanti e dietro. 3, 2, 1, via, un passo avanti e un passo dietro. Un passo avanti, torno al centro, un passo dietro. Un passo avanti, sempre stessa gamba. E un passo dietro. Scendiamo fino a sfiorare a terra col ginocchio. Uno avanti e uno dietro. Uno avanti e uno dietro. Uno avanti, 3, 2, 1, recupero. Ok, stessa cosa con l'altra gamba. In posizione. Quindi io prima ho fatto il destro, adesso parto con la sinistra. 3, 2, 1, ok, via, uno avanti, uno dietro, fermiamoci al centro, uno avanti, torno, uno dietro, torno, uno avanti, torno, uno dietro, torno, uno avanti, torno, uno dietro, ok, ancora 5 secondi, uno avanti e uno dietro, 2, 1, recupero. Ok, stacco meno, quindi stringiamo i piedi, larghezza delle anche. 5 secondi al via, intanto io parto, quindi schiena attiva, scendo, 3, 2, 1, via, e torno su. Scendo, flettendo il busto in avanti, e torno su. Scendo, e salgo. Scendo, salgo, scendo, mento chiuso, salgo, scendo, salgo, scendo, ultimi secondi, salgo, ci sta l'ultima, scendo e salgo. Ok, abbiamo l'hip thrust, quindi la schiena in appoggio. Se non avete la possibilità di appoggiare la schiena, potete fare semplicemente il ponte glutei con la schiena a terra. Ok, appoggio le spalle.
3, 2, via, estensione e scendo, estensione, scendo, estensione, scendo, su, 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 2, 1, ok, recuperiamo un minuto, abbiamo già completato due giri, siamo a metà allenamento. Possiamo bere un sorso d'acqua e lentamente torniamo in posizione. Ok, iniziamo a prepararsi per il terzo giro. Andiamo a nubi. Piedi, larghezza delle spalle, punte dei piedi leggermente aperte. Mancano circa 15 secondi al via. Iniziamo a portare i manubri posizionati sulle clavicole, gomiti stretti. E aspettiamo il via. Ok, in posizione ci siamo, Intanto io parto per l'esecuzione, scendo, fisso per ginocchio, 2, 1, via. Ok, 30 secondi. Scendo, salgo, dobbiamo fare circa 10 ripetizioni. Salgo, scendo, salgo, scendo, salgo, scendo, salgo, scendo, salgo, scendo, salgo, ancora per 10, scendo, salgo, scendo, salgo, scendo, salgo, 3, 2, 1, buono, ok, affondi, 10 secondi al via, partiamo con una gamba, ok, 3, 2, 1, via, un passo dietro, torno al centro, un passo avanti e torno al centro. Un passo dietro, torno al centro e un passo avanti, torno al centro. Dietro, stabilizzo, torno. E un passo avanti, torno. Scendo, torno, avanti, torno. Dietro, su, avanti, su, 3, 2, 1, ok. Ci prepariamo con l'altra gamba. 5 secondi al via, 3, 2, 1, via, quindi un passo avanti e mi fermo al centro, un passo dietro, mi fermo al centro, un passo avanti, mi fermo al centro, un passo dietro e mi fermo. Continuiamo. Due, uno, ok. Stacco il meno, quindi stringiamo i piedi, piedi alla larghezza delle anche. Mani appesate sulle cosce. In posizione ci siamo, Tre, due, uno, via, scendo. Mento chiuso, salgo, stringo il gluteo. Scendo, salgo, scendo, salgo, scendo. Salgo, scendo, salgo, scendo, salgo, ultimi secondi, scendo, salgo, ce ne stanno ancora due, scendo, salgo, l'ultimo, due, uno, ok, hip thrust e poi abbiamo l'ultimo giro. In posizione, appoggiamo le spalle, quindi se non avete la possibilità, ponte glutei a terra. 3, 2, 1, ok, estensione, stringo il gluteo, scendo, estensione, stringo, scendo, su, scendo, su, scendo, su,
scendo, su, scendo, su, scendo, su, scendo, su, scendo, su, scendo, su, 3, 2, 1, buono, recupero, abbiamo rimasto l'ultimo giro. Recuperiamo, vediamo un sorso d'acqua. Ok. Ok, abbiamo ancora un po' di recupero. Ci prepariamo per l'ultimo giro. Intanto torniamo in posizione con i piedi, larghezza delle spalle, punte dei piedi leggermente aperte, mancano ancora 30 secondi. Posizioniamo i manubri sulle clavicole, mancano 15 secondi, avvia. Ultimo giro. Ok, ci siamo, 3, 2, 1, ok, scendo e spingo, scendo, spingo, scendo, spingo, scendo, spingo, scendo, spingo, scendiamo pure, sotto le ginocchia, su, su, ancora 10, su, 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 3, 2, 1, recupero, ok, abbiamo gli affondi, in posizione, 3, 2, 1, via, quindi un passo avanti, torno, un passo dietro, torno, un passo avanti, torno, un passo dietro, torno, avanti, torno, dietro, torno, avanti, torno al centro, dietro, torno al centro, avanti, torno, dietro, torno, 3, 2, 1, ok, recupero. Ci prepariamo con l'altra gamba, ultimi 3 esercizi. 5 secondi via, 3, 2, 1, via, passo, torno, dietro, torno, passo, torno, dietro, torno, avanti, torno, 10, torno, siamo a metà, avanti, torno, 10, torno, avanti, dietro, avanti, 3, 2, 1, ok, stacco di meno, spingiamo i piedi, piedi larghezza delle anche, mani posizionate sulle cosce, in posizione, 3, 2, 1, via con il penultimo esercizio, scendo fino a metà tibia e torno su, scendo fino a metà tibia e su, scendo, su, scendo, su, scendo, su, scendo, su, scendo, su, scendo, su, giù, su, stringiamo i gluti, 3, 2, 1, buono, ultimo esercizio, posizioniamo le spalle sull'appoggio, che può essere il divano, piedi, larghezza delle spalle, 3, 2, 1, alle via, ultimo esercizio, su, stringo i glutei, scendo, su, stringo, scendo, su, scendo, su, scendo, su, scendo, su, scendo, su, alle fino alla fine, scendo, su, scendo, su, scendo, su, scendo, ultime ripetizioni, 3,
2, 1, molto bene, completato il workout. Fammi sapere nei commenti come sei andato, se questo allenamento ti è piaciuto, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. Noi ci vediamo al prossimo allenamento.